Voilà, rieccoci. Allora, volevo farvi vedere degli acquisti dell'ultimo periodo. Questo è lo shopping in quarantena. Allora, prima di iniziare questo video, però, è doveroso fare una premessa. Avrei voluto dirvelo in un modo diverso. Cercherò di farlo in un video dedicato, però questi acquisti sono. Hanno un senso, sono giustificati dal fatto che sono incinta, sono al terzo mese, quasi alla fine. Penso che quando caricherò questo video sarò giunta al termine del terzo mese perché sono nell'undicesima settimana, mancano 2 giorni al termine dell'undicesima settimana, entrerò nella dodicesima e quindi ci siamo. E ho fatto degli acquisti in quarantena. Ripeto, per il video sulla gravidanza, poi se vi interessa, vi farò un video a parte dove vi racconterò il mio primo trimestre di gravidanza in lockdown, in pieno lockdown, perché io ho, vabbè, poi ve lo racconterò. Allora, la prima cosa di cui ho sentito la necessità è stato, rimodernare il mio intimo, poiché sono sempre stata, ho sempre portato come taglia di reggiseno una prima barra seconda e la prima cosa del mio corpo che si è modificata da quando sono incinta è appunto il seno. Ad oggi sono una terza, spero che non aumenterà a dismisura perché non sono abituata, per me è una novità e quindi mi fa anche un po' strano. Quindi la prima cosa che ho preso sono stati dei reggiseni per necessità. Sono stata ispirata dalle Instagram Stories di Beatrice Valli che aveva fatto vedere questi reggiseni che lei aveva preso con cui si era trovata benissimo. Allora, sono questi qua. Aspettate, ora vi dico il modello. Allora, Lara nero, io ho preso una terza coppa C proprio in previsione del fatto che questi vorrei portarmeli durante il corso della gravidanza, in quanto sono in cotone, sono freschi, l'estate è alle porte e quindi penso che andranno benissimo. Sono tutti in cotone, hanno un ferretto laterale solo e non coppa preformata. Aspettate, io li indosso così più o meno capite. Vedete? Il seno è retto e sono indicate anche per l'allattamento. Lei infatti li indicava anche per l'allattamento perché quando voi dovrete allattare basta abbassare la bretella e il gioco è fatto. Allora, il costo è di 19,90. Perdonatemi sempre l'affanno, ma questo è un altro sintomo che non so se altri hanno riscontrato, ma io sì, sembra che sono incinta del nono mese e sto scalando l'Everest, ma ho l'affanno. Allora, l'ho preso in nero, questo qua, hanno solo l'etichetta Intimissimi qui, l'ho preso in nero, l'ho preso in grigio e l'ho preso in color carne. Contrario, questo qua in color carne, vi farò sapere come mi trovo. Lei li ha decantati. Io so che penso che lei ci collabori pure con Intimissimi, però a prescindere da ciò, io volevo comunque provarli e farò un secondo ordine per acquistare anche dei pigiami perché i negozi sono ancora chiusi. Oggi è 13, 14, 13 maggio. E ad oggi i negozi sono ancora chiusi e quindi ho necessito anche dei pigiami. Poi ho preso delle mutande, degli slip sul sito di Yamamay. Io l'anno scorso, quando mi sono sposata, ho utilizzato un modello di Yamamay, che è questo qua, il Principessa by Yamamay, che pensavo che fosse la linea sposa, in realtà no, e sono queste mutande senza cucitura, che però all'interno, rispetto a quelle di Tezenis, non so, c'è anche un altro brand che le fa, Golden Point, hanno questa fascia
in velluto all'interno che vi permettono di tenerle su. Allora, io l'ho prese così, cercato di prenderle a vita alta proprio per contenere la pancia. Non ho una pancia immensa, non vi preoccupate se qualcuno se non mi conoscete anche, non si vedrebbe che sono incinta, perché la pancia, la vera e propria pancia, ancora non è spuntata. È un accenno, è leggera, però a me dà fastidio, dà tantissimo fastidio portare tutto ciò che mi segna sotto, che mi segni la vita, quindi si fermi sotto la pancia. Il mio intimo era tutto così. E quindi ho preso questo modello, è appunto il Principessa by Yamamay. Questo è un color, anzi vi segnalo che su Yamamay ci sono degli sconti, alcune di queste cose sono state prese con gli sconti, altre no. Il telefono è un po' in obliquo, aspettate, vi raddrizzo, ok. E l'ho presa in bianco e ho preso una terza. L'anno scorso, quando mi sposai, io presi una seconda. Quest'anno ho detto, vabbè, prendiamo una terza. E quindi in bianco, sempre dello stesso modello, l'ho presa in questo rosa cipria, rosa antico. E l'ho presa nera, questa qui. Queste sono comodissime perché, vedete, sono elastiche, si adattano, sono in cotone, non vi fanno sudare. Ne ho presa un'altra in questo color rosa cipria perché mi sa che bianca proprio non c'era. L'avrei presa bianca. Anche di questa, allora, il prezzo di queste è $14,90 di tutte, sì, $14,90 di tutte, e hanno proprio l'etichetta Comfort. Io mi ci sono trovata da Dio l'anno scorso, spero di trovarmici bene anche quest'anno. Poi, sempre da Intimissimi, ho acquistato due canotte che erano in saldo. Allora, la prima è questa nera, è una semplicissima canotta nera che porta due fiocchi, due lembi che si annodano in vita. Questa ho preso una S, prezzo pieno $25,90, c'era il 30%, ora non ricordo quanto è venuta. Comunque anche questa molto fresca, questa qui. Il mio problema è trovare dei pezzi di sotto, perché i miei pantaloni erano molto, quindi ora mi danno fastidio. Però vabbè, questo ci pensiamo. E poi ne ho presa una freschissima, bianca, questa qui, è una semplicissima canotta della linea 100% lino, questa qua, questa è freschissima, è una S a prezzo pieno $25,90, sempre il 30%, vi dico la verità, io l'avrei acquistata anche a prezzo pieno perché per la qualità dei tessuti di Yamamay il prezzo non è esagerato, è di Yamamay, di Intimissimi, scusate. Poi ho acquistato dei vestitini da Zara. Allora, questo ce lo indosso, è un semplicissimo vestitino a righe che è molto, scende largo e arriva sul ginocchio. Poi questo, chi mi segue su Instagram già l'avrà visto perché ci ho scattato una foto, sono tutti larghi e ampi, ho sbagliato le misure, le ho prese molto abbondanti anche per i prossimi mesi. Questa no, però è Zara che in alcune cose veste proprio grande, perché questa è una S. Chi andrà a vedere la foto che è presente sul mio profilo può tranquillamente indossarla una LXL. È un vestitino così che porta queste balze sul fondo e alla manichina a tre quarti, questo qui. Allora, i prezzi di questi vestitini erano tutti scontati a $19,90, questo però è un ordine che è stato effettuato intorno al 16-17 marzo e mi è arrivato i primi di maggio. C'è stato un problema, c'è stato un grosso problema con questi ordini, però penso, io non so cosa sia successo, penso sia stato il lockdown, penso sia stata la situazione che stiamo vivendo, quindi lasciamo stare. E questo qui, quindi questo è il secondo, questo è molto più fresco rispetto a questo che indosso, questo è un po' più pesantuccio,
Infatti questo è in cotone. Poi ne ho preso uno fucsia, questo però dovrò portarlo dalla sarta ad accorciare perché sono sempre alta un metro e una banana, 1,66, quindi questo è un po' lungo, però in cotone è freschissimo, aveva il taglio qui sulla, sopra la pancia, quindi che non dà fastidio, e poi scende così svasato, è di questo fucsia bellissimo. Questa è una M, di questa avrei potuto prendere una S, magari sarebbe stato più corto. Ed infine questo qua, che è di questo azzurro carta da zucchero spettacolare, questo qui ha uno scollo abbastanza pronunciato, però con il reggiseno di Intimissimi che vi ho fatto vedere prima non ci dovrebbero essere problemi. Questo qui, questo ha la manica più o meno a tre quarti, vedete, arriva al gomito e ha in vita dei lacci e poi scende a campana così molto ampio con questo laccetto. E questi erano i quattro vestitini che ho preso da Zara. Poi avevo fatto un ordine su Nabla e un ordine sul Clio Makeup, in realtà avevo effettuato anche un ordine su Sephora, ma il mio ordine non vi dico nemmeno dove è stato recapitato, quindi ho dovuto chiedere il rimborso, vabbè, non ci sono stati problemi, però avrei preferito riceverlo. Allora, di Nabla ho acquistato una delle nuove palette, questa qua, la Cutie Palette, questa è la Metropolitan. Delle tre era quella che mi incuriosiva di più per la gamma di colori presente. Io in realtà questa già l'ho utilizzata e ho fatto un trucco. Il trucco con cui ho annunciato con la foto su Instagram che ero incinta. Ecco, e questa qui, c'è questo color pescato che è spettacolare, è spaziale. Cioè, guardate, spaziale. A me piace tantissimo, la pigmentazione di Nabla per me è favolosa. È questa qui, il prezzo di questa in realtà non me lo ricordo, questa l'ho acquistata direttamente sul sito di Nabla perché quando c'è stato il lancio della nuova collezione mi sa che c'era il 15% di sconto. E poi ho acquistato il matitone occhi, questo qua sempre della stessa collezione, il Cupid's Arrow Full Color Stilo, questo è il numero Arrow 3. Però mi sa che non è quello che era abbinato alla Metropolitan, è questo color, aspettate ve lo swatch, melanzana, che negli occhi vi evidenzia soprattutto gli tira fuori il castano, il miele, il verde. Poi sul sito di Clio Makeup invece ho acquistato due prodottini labbra. Questo anche perché la mia vana speranza era quella che quest'estate non avremmo indossato le mascherine. Sapete che con le mascherine i prodotti labbra non sono indicati. Però vabbè. Un Liquid Love, questo qua che è un colore spaziale bellissimo. Questo è il Mama Not. Ve li swatcho tutti. Ok, e questo qui, vedete? E poi abbiamo un Coco Love che è il Mumu, che è questo qua, che è un color appunto Mumu, la caramella Mumu. Dove lo swatcho? Ve lo swatcho qui. I Coco Love sono famosi per essere dei rossetti idratanti, vedete? Poi hanno degli odori, mamma mia, hanno un odore spaziale. Ragazze, questo era il mio shopping, non vi spaventate se nel video si è intravisto qualche livido, è frutto delle tante analisi che si fanno in gravidanza, nessun problema. E io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.